Ok ragazzi, ciao, oggi vediamo una comparazione di velocità tra Xiaomi Mi A2 Lite con Android One, 4000 mAh di batteria, fotocamera da 12 megapixel, sblocco biometrico posteriore, quindi doppia fotocamera per effetto bellezza con la sfocatura sul fondo e una bella iPhone 5S con allora il chip A7, architettura va chiaramente a 64 megabyte con un coprocessore di movimento M7. Parliamo di un telefono abbastanza vecchio, sblocco sempre con impronta digitale biometrico, Touch ID sulla parte frontale, quindi qui, e fotocamera singola. Il telefono chiaramente è un paragone, più che altro è interessante da fare perché questo è stato aggiornato a iOS versione 12, quindi come vedete 12.1 la versione dell'aggiornamento ed è migliorato tantissimo dopo l'aggiornamento. Non avrei mai detto che potesse migliorare così tanto un telefono così vecchio. Questa volta Apple ha fatto un signor lavoro. Quindi facciamo uno speed test, una comparazione di velocità molto veloce. Andiamo a vedere l'apertura delle applicazioni di base, quindi per capirci telefono, impostazioni, fotocamera, direi YouTube, Netflix qui non ce l'ho, perché questo è quello di mia mamma, e YouTube Studio, Radio DJ l'applicazione, Instagram, Spotify, Stockard che qui non ho. E il browser di Safari. Quindi, detto questo, direi che a questo punto possiamo passare a vedere le prestazioni dei due device. Dai, passiamo al video. Allora, io direi di cominciare con appunto telefono. Uno, due, tre. Non ho visto grande differenza, me lo direte voi. Poi lo guarderò quando monto il video. Poi, WhatsApp. E qui proprio non c'è paragone. Ah, perché non lo usa? Ok, fatto. Rifacciamolo, va? Che è da rivedere questo. WhatsApp. Beh, comunque continua a non esserci paragone. Poi, YouTube. Anche qui non c'è paragone. YouTube Studio. Nessun paragone. Spotify. E qui è stato più veloce l'iPhone 5S. Non l'avrei mai detto. Poi, l'applicazione di Radio DJ, che ce l'abbiamo tutte e due. E anche qui è stato più veloce l'iPhone 5S. Impressionante. Il browser, quindi qua stiamo parlando di Google Chrome e qui stiamo parlando di Safari. Ok. Allora, chiaramente i ma. Allora, i ma. Via. Tutti e due sono entrambi connessi col wifi, infatti qua ho scritto di manina. Ok, apriamo il sito.
registrazione nel sito. Chiaramente leggermente più veloce. Xiaomi Mi A2 Lite. Allora, la cosa che io trovo interessante, che vabbè, non c'erano dubbi che questo telefono, che Xiaomi Mi A2 Lite, andasse meglio di l'iPhone 5S. Guardiamo anche la fotocamera, giusto per fotocamera. Ok. Vabbè, per la qualità delle foto suppongo che non ci sia paragone, perché questo ha anche la possibilità di fare il ritratto, questo ha dei limiti. E cosa voglio dire? Allora, partiamo col presupposto che iPhone 5S è un telefono di, allora, 8, 7, 6S, 6 di 5 anni fa, quindi stiamo parlando di un telefono di 5 anni fa, con iOS 11 era peggiorato visibilmente, non si aprivano più le applicazioni. Arrivando ad oggi a iOS 12, il telefono ha migliorato le sue prestazioni, quindi ha veramente cambiato molto. Devo dire che chiaramente questo paragone non era da fare, anche se abbiamo visto che qualche applicazione l'ha aperta più veloce iPhone 5S rispetto a Xiaomi Mi A2. C'è da dire che tiene bene, perché stiamo parlando di un telefono di 5 anni fa. Adesso, quello che si è aspettato, un mio consiglio su quale telefono acquistare, io rimango dell'idea che se siete abituati con iOS, magari compratevi un 6, un 6S. Se siete abituati con Android, questo telefono è una bomba. Settimana prossima, se vi è piaciuto questo video, vi do già uno spoiler. Mi arriva Redmi Note 6 Pro e faremo un confronto con Xiaomi Mi A2 Lite. Quindi iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Attivate le notifiche e saprete che cosa prendere. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!